Oh, never forget it. Non lo dimenticherò mai. Changed. Ha cambiato la mia vita. It changed my life. Tribunale della Contea di Fairfax, in Virginia. È arrivato l'atteso momento della deposizione di Amber Heard dopo quella di Johnny Depp nel processo che dal 19 aprile scorso sta catalizzando l'attenzione mediatica di tutto il mondo. Potrebbe sembrare il set di un film, invece il crudo racconto di una relazione fatta di abusi psicologici e non solo. That is the love of my life. Era l'amore della mia vita. I due divi di Hollywood sono uno contro l'altro in un doppio processo. Johnny Depp chiede un risarcimento di 50 milioni di dollari all'ex moglie per diffamazione. L'attrice, pur senza nominarlo, in un articolo sul Washington Post 4 anni fa aveva parlato di gravissime violenze domestiche, facendo perdere all'attore contratti milionari. Lei risponde trascinandolo davanti alla corte e pretendendo il doppio. Inquietante la testimonianza delle brutali e ripetute violenze sessuali. In un'occasione ha usato una bottiglia. I couldn't... Aveva un ginocchio sulla mia schiena. Non riuscivo a respirare. Non sapevo cosa sarebbe successo dopo. Amber racconta che c'era un uomo diverso per ogni tipo di sostanza assunta e continua parlando delle minacce di morte. Broken bottle. Aveva una bottiglia rotta e me l'ha strofinata sul collo. Ha detto che mi avrebbe sfregiato il viso. È stato terribile. Poi ha detto: posso ucciderti. E lo ripeteva, Over and over again. Lui in sala ascolta e prende appunti. Sa che nonostante tutto dalla sua parte c'è una giuria fatta di oltre 7 miliardi di fan che hanno espresso la loro opinione, il popolo del web, che sulla piattaforma di TikTok ha visualizzato l'hashtag Justice for Johnny Depp, mentre per il Justice for Amber Heard sono solo 25 milioni. Briciole in confronto.